Ieri si è messo un punto fermo, si è dato quindi, si è individuato il soggetto coagulatore, utilizziamo questo termine, delle risorse da individuare, da mettere a disposizione dell'iscrizione. Stiamo lavorando tutti, ciascuno per il proprio ruolo, assolutamente per il raggiungimento di questo obiettivo, che deve essere l'iscrizione della squadra della nostra squadra in Serie C. Il passo di ieri, ripeto, è un'opportunità, insomma, per aprire una nuova fase e che, come giustamente ricordava lei, è una fase che deve avere una durata non limitata o ristretta, ma assolutamente brevissima, nel senso proprio in termini temporali, perché la scadenza dell'iscrizione costituisce un termine che si avvicina sempre di più. Quindi ciascuno faccia la sua parte, questo è molto, molto importante, si senta responsabile di questa fase, di questo momento. Iscriviamo la squadra e poi ne apriremo un'altra di fase, nella quale appunto costruiremo e definiremo il futuro della Teramo Calcio in un momento così difficile, con le vicissitudini che abbiamo vissuto, ma con una salvezza che abbiamo conquistato sul campo. Lei sta cercando, per quanto comunque competa al suo ruolo, alle sue possibilità di accentrare delle forze nuove intorno al Teramo? Ma è un'attività che ho fatto, che ho posto in essere fin dall'inizio, non senza difficoltà, insomma, un momento non semplicissimo, l'ho fatto con i commissari, con i componenti appunto con gli organi del Tribunale. Continuerò a farlo in questi giorni con un filo di speranza sicuramente più forte, più solido, ma che dobbiamo alimentare nelle prossime ore. Quindi l'appello, insomma, che continuiamo a fare da tempo, lo dobbiamo ribadire. Il traguardo è più vicino rispetto a prima, quindi lo sforzo è anche minore, facciamo ciascuno la propria parte. Quindi è più ottimista rispetto a qualche giorno fa? Io, come ho detto qualche giorno fa, più si avvicina la scadenza e più l'ottimismo, diciamo così, si riduce. Però sicuramente il passaggio di ieri quantomeno ha diciamo così, delineato una strada, ha individuato degli interlocutori che in questo momento hanno il pallino in mano.